Buonasera, buon martedì ed eccoci ancora qui di settimana in settimana per parlare di Voices Tour. È finito, domenica scorsa è stata la finalissima, ma noi stiamo ancora a parlare della semifinale. Comunque questa sera ne parliamo con i nostri ospiti. Iniziamo da Mino Ferrandino, ideatore, curatore, supervisore, conduttore, chi più ne ha più ne metta. Amedeo, Buonasera posso Mino. dire buonasera a tutti i telespettatori di Teleischia, ma finalmente posso dire amen. È Amen. E da fatta. quest'altra parte l'avete già vista la nostra carissima Imma Iaccarino. Ciao Imma, Buonasera, buonasera. Amedeo. Si ritrova. Buonasera. Faccio fatica a ricordare. Lucia? Lucia. Lucia, dei Promessi Sposi. Allora, da dove vogliamo incominciare, Mino? La parola fine? Dalla fine, sì, sicuramente. Dobbiamo anticiparlo perché giustamente adesso anche verrà pubblicato l'articolo dopodomani, credo, quindi Sì, si saprà prima. Si benché noi saprà in televisione prima. abbiamo visto la semifinale sabato, però Però sabato diciamo che prossimo ormai tutti sanno già come è andata a com'è finire, andata? quindi possiamo anche anticipare. E nelle ultime due puntate, quella di oggi e quella di martedì Martedì prossimo, prossimo. avremo i vincitori. Quindi cominciamo dalla terza classificata, che è la rivelazione assoluta del tour. Quindi faccio un applauso ad Imma, perché contro ogni aspettativa, perché io stesso, non conoscendola appieno, ho imparato a conoscerla tappa dopo tappa. Sono molto colpito dal suo risultato, però c'è tutto veramente, E quindi. vediamo lei che cosa ci dice. A conclusione, adesso a bocce ferme, mo, è finita la tensione, è finito lo stare insieme, sono terminate tante cose, come quando finisce la scuola, no? Cosa, girandoti indietro, un commento, un giudizio su questa esperienza che hai fatto quest'anno? Innanzitutto, vabbè, io ci tengo a ringraziare Mino perché ha creato qualcosa veramente di fantastico. È stato mia Un'esperienza che mi ha fatto crescere tantissimo, perché io per esempio non avevo mai vinto niente, ho partecipato a concorsi prima ma non avevo mai vinto niente, quindi per me arrivare al terzo posto già è stata una vittoria, devo dire, Quindi ti veramente. basterebbe già, e come ti luccicano gli occhi e si vede la sincerità con la Sì. quale esprimi questo tipo di Imma, anche un giudizio. piccolo record, quante tappe hai vinto? Tre. Inclusa l'ultima, Sì, giusto? tre. Quindi tre e mezzo, diciamo, Tre perché poi in effetti la semifinale l'ha vinta Paolo sulla carta, ma diciamo che l'hanno vinta insieme perché sono arrivati a pari merito. Paolo ha vinto ai punti, va, diciamo alla classifica avulsa che è dovuto applicare per non far scattare gli ex aequo, perché sennò le targhe poi. Quel signorino che è lì seduto ne sa qualcosa, che poi aspetta ancora i suoi premi dello scorso anno. Allora quest'anno avevo deciso già dall'inizio di non dare ex aequo al primo posto. Però Quindi state ecco, quindi parlando lei della ha un bel semifinale. record anche, Stai parlando della perché semifinale, in effetti. la semifinale l'ha vinta Paolo, sì, in effetti ecco, Paolo Guerra ha trionfato, finalmente ha vinto la tappa anche lui, perché molti nella giuria aspettavano questo suo risultato, perché Paolo, onestamente, anche adesso posso dirlo perché sono finiti i giochi, Paolo meritava assolutamente di vincere la tappa per Ha il suo vinto percorso, il premio il della premio della critica critica, che avete Paolo Guerra, consegnato voi di Teleischia e il Dispari, con il Anna giornale, la casa Lamonaca. da stampa, quindi questo è un altro grande risultato per lui. Però diciamo che lui ha avuto un percorso un po'. Ma poi ce lo faremo spiegare da Da lui, lui perché quando ci sarà il sarà momento. lui la prossima puntata, quindi adesso Quando sarà il lasciamo momento. Adesso parlare ritorniamo Imma. ad Imma e ritorniamo alla semifinale. Allora, semifinale, com'è finita questa semifinale? Semifinale è iniziata con la finale, in effetti, perché è finita lì e poi l'abbiamo iniziata appena si è aperto il sipario, erano tutti loro dietro di me, poi lo vedranno sabato i telespettatori. A Certo. proposito, sto preparando una sorpresa anche per Teleischia, perché io al mio regista, a proposito, lo voglio ringraziare, per una volta lo faccio proprio anche qui a Teleischia, a Claudio Cervera, che ha curato tutto il tour, lo ha montato, diretto, ha fatto di tutto, quindi sta preparando, appunto la finale sarà divisa in due puntate, ma la sta confezionando ad hoc, quindi poi Ah, i ecco, telespettatori avremo di ancora 2 settimane Teleischia di Voices Tour, vedranno due delle sabate cose ancora. bellissime, quindi ci saranno anche dei fuoriscena, poi Beh, non vi anticipo nulla, però ma lei state nella semifinale sintonizzati. che cosa ha fatto? Imma la semifinale ha fatto Ha fatto il il secondo posto, cioè, sì. no, aspetta, vabbè, però è arrivata prima a pari merito con Paolo. Paolo ha vinto perché aveva il vantaggio del bonus vinto da lui. Il regolamento quindi. diceva che chi aveva più punti bonus vinceva poi la tappa, e così è successo. Però diciamo che lei aveva il Come ti sei duetto. presentata alla semifinale? Cosa hai presentato in In quell'occasione? semifinale ho portato di nuovo il duetto con Giovanni, Giovanni a Apetino? Petina, Con una sì. canzone inedita, però Sì, ecco, una diciamo, una canzone preghiera. nuova. Sì,
Bellissima, The Prayer. Un pezzo, io ho portato di nuovo il duetto, ci tengo a dire perché noi volevamo portare la serata dei duetti, volevamo portare quello, però non avevamo avuto, diciamo, il tempo di prepararlo, quindi... Però, insomma. E allora, visto che noi lo abbiamo preparato, ce lo vediamo, sì. Vai. Vediamoci questo duetto. Bene, questa era la canzone del duetto con Giovanni Apetino della nostra Imma. Imma, allora adesso che cosa farai da un punto di vista musicale? Al di là della scuola, quella continua, credo, no? Per te, Rita, va avanti la tua carriera scolastica. Sì,
quella lì. Sto continuando Ha avuto dei a studiare. contraccolpi per caso, ha avuto dei cali nel rendimento a scuola, ha No, dedicato no. troppo al canto e poco allo No, no, studio. devo dire la verità, sono riuscita a mettere insieme le due Ma i tuoi cose. insegnanti a scuola hanno saputo, sanno Sì, cosa hanno certo. fatto, ti hanno Loro sono sostenuta? venuti, vabbè, ci sono i miei amici che mi seguono sempre. Poi sono venuti a vedere anche il musical, quindi sono rimasti, cioè, non se l'aspettavano proprio. E adesso che hanno saputo che insomma, sei salita sul podio di Quando Voice torno a Tour, scuola ogni lunedì mi chiedono: allora com'è andata la tappa? è già perché loro adesso non sono ancora andati a scuola, torneranno domani a No, no, scuola. però mi chiedono Ah, ti comunque, hanno già c'è qualcuno chiesto, che già mi ha già chiesto, ti hanno sì. chiesto, beh, insomma, Sì, lo l'importante. conosco un po' anch'io, perché l'incrocio. E allora, Imma, dove eravate l'altra sera? Aspetta che il suo fan club, perché poi si sono creati i vari fan club, hai visto, ognuno ha il suo. Quest'anno Infatti. Daniele l'anno scorso è stato, diciamo, Molto più colui che ha roboante, più rumoroso iniziato. l'anno Adesso c'hanno tutti scorso. quanti il fan club, gli striscioni, l'ultimo striscione che si è La visto, quello Piesco. della Piesco, Valentina, sì. questa volta anche ce n'è stato un altro anche per Tiziano. Tiziano. Insomma, sono belle queste cose. Vedi, allora qualcosa è arrivato anche alla gente, non solo a chi Certo. segue di loro, perché io poi in questi giorni sto leggendo tantissime cose da ieri che mi scrivono in privato. Oggi ho voluto, col permesso di chi l'ha scritto, pubblicare qualcosa perché mi ha toccato veramente l'anima. Un vostro collega in giuria ha scritto qualcosa che sinceramente fino ad oggi non aveva scritto nessuno. Mi è piaciuto molto perché ha parlato non dello spettacolo soltanto di me, ma anche dell'insieme di Ischia. Io, tu sai, Amedeo, mi conosci da una vita, sai a me quanto sta a cuore Ischia e cosa non farei per far sì che qui si possa parlare di noi, perché i talenti ci sono, vedi. D'altronde è tutto roba di casa nostra, sono tutti giovani isolani, ischitani, quindi voglio dire, non, Siamo anche gli tornando a quello che ospiti, abbiamo anche appena gli visto. ospiti sono Tutto, tutti di casa questa nostra. volta potevo chiamare, venivano, sarebbero venuti subito dei miei grandi amici, dei cantanti che hanno inciso anche un disco, per dire, che abbiamo ospitato d'estate sempre nei festival con Michele, però ho preferito non coinvolgerli proprio perché volevo una cosa solo e soltanto per loro. Infatti sul palco l'altra sera per scherzare ho detto prossimo anno faremo Voices Tour Festival a Procida o a Capri per dare magari possibilità perché forse anche lì ci sono dei talenti. Ma Io credo che il bacino scherzavo. isolano ischitano sia ancora numeroso, contenga Per ancora esempio tanti e tanti io adesso talenti. volevo tornare un attimino all'esibizione che abbiamo appena visto perché è stata applauditissima in Sì, tant'è teatro, molto vero che toccante. abbiamo chiesto che chiudesse poi, noi della giuria abbiamo chiesto Vabbè, penso che che la volta chiudesse. scorsa senza di me ne avete No, parlato vabbè, abbastanza, quindi è inutile lasciamo tornarci. Quelle perdere su. polemiche, No, Amedeo, no, no, oggi va, niente polemiche, perché non anzi. esistono poi alla fine, è solo un modo per Modo di vedere le something to say, cose, c'è cioè qualcosa per certo. parlare, capito? Però alla fine, quando arrivi al pubblico, ad esempio io, lei, la cosa che adesso posso parlare per la prima volta, visto io fino adesso sono stato molto ermetico, non mi Non sono ti mai sei sbilanciato. sbilanciato. Ma non potevo, mettersi nei miei panni, nella mia Certo. posizione, sarei passato per quello che privilegia lui, specialmente il mio pupillo, quante poi non me ne avrebbero dette, già me Già che dicono l'ha dichiarato più volte il tuo troppe. E ma pupillo, la insomma. verità, scusa, se io lo seguo da anni a lui, è bravo, che Stiamo ci posso parlando di fare? Daniele Cigliano che tra poco sarà qui al posto di Imma. E Perché devo dire la bugia? allora Allora, dicevo. volevo dire di lei, questa interpretazione, questa esecuzione in sala è arrivata come un uragano, come una tempesta, ha avvolto tutti. È Sì. normale che c'è stata questa sensazione, anche a me. Io molte volte mi sono commosso, ad esempio in finale adesso mi sono commosso veramente con Valentina che ha interpretato Dici Cancello Vuia nella prima Sì, ne mancia. abbiamo mangiato. Come mi è arrivata, io sono così, sono un istintivo, come sento le cose. Però quella sera The Prayer, anche perché è uno dei pezzi preferiti miei di Céline Dion, mi è arrivata proprio come una cascata. E quello volevo capire io a volte. Adesso ho chiesto a Imma di nuovo, ed Imma, vedi, nella sua sincerità ha detto sì, è vero, c'è stata qualche imperfezione. Ma me, posso dirlo, me ne frego altamente della tecnica e della stecca, non conta niente quando poi alla fine dal Questa palco tu fai sensazione che tu arrivare senti. tutto te stesso al pubblico che ti sta ascoltando e poi c'è un'ovazione e ben venga l'emozione, ben venga la stecca, chi se ne La frega. posso chiedere adesso una emozione? Dai. Le la No, chiedo però ci un'emozione. tenevo a dire Ma questa cosa perché lei. quando invece canta Mino Ferrandino, a voi altri che cosa vi arriva? Anche perché ti sarò sincero. Mentre la giuria doveva decidere quale canzone proporre per chiudere la serata monca,
della semifinale dove non c'era una proclamazione, non c'era un vincitore, quindi qualcuno doveva pur cantare, i titoli di coda da qualche parte Già ho dovevano capito scorrere. dove stai andando a Io ero parlare tra adesso. coloro che avrei preferito sicuramente riascoltare la canzone di Mino, ed erano in diversi che la pensavano così. Invece no, poi siamo stati così colpiti dal fatto di essere uno dei Se concorrenti. avessi dovuto scegliere, io avrei scelto Maria Manna come feci l'anno scorso con Sì, Francesco D'Amba, ma qualcuno aveva solo per chiesto anche dare Maria un Manna. di più a Maria, perché Sì, secondo me ha infatti. avuto un coraggio, si è abbattuto ogni tanto, però lei È è andata avanti sempre andata avanti con papabvia. dignità, perché a volte non c'è un errore in quello che si fa, è solo saper gestire l'emozione. Vedi, ad esempio, anche lei ha ammesso di essersi emozionata troppo e di non essere stata perfetta, ma chi se ne frega della perfezione? Insomma, Nessuno è sto Dio perfetto, d'angelo, perciò. ce lo vogliamo sentire nella edizione di Mino Ferrandino che ci ha travolti tutti. Non c'è il fatto di quella cosa che esce dal palco che ti travolge, Tu sai perché è stata ti fatta sta cosa? fa. Perché? C'è anche un L'abbiamo perché. parlato anche, come che nome Deo? Ah sì. Un po' per la polemica che si era creata dopo l'esibizione a The Voice, Daniele sai chi è il neomelodico Mino di Giordano. turno, io non li conosco, che non sai quel genere. Però ricordo quando noi abbiamo iniziato, io e te, in radio, ti Sì. ricordi? Qual era il mio primo programma alla radio? Quello di melodie napoletane, classiche. E chi odiavo io allora? Ah, ecco, per Tutti i questo l'hai. Per neomelodici, tutti, non li sopportavo quelle canzoni questo poi sei andato a strappalacrime, seguire Mino aspetta. D'Angelo. Col tempo, io crescendo, io ho maturato, appunto, ho imparato, ecco, appunto, ho appreso cosa vuol dire la musica e tutto il suo raggio, quindi 360 che poi sono diventati 65 sul palco, non mi viene a Secondo me questa 360. ruota e questo raggio ti ha colpito Però per Nino questo. D'Angelo, per me oggi, è il re di Napoli, perché lui è un grande, ha sposato l'etnia, ha mischiato, ha saputo mesciare bene la sua musica, il suo canto classico, se vogliamo neomelodico, con le melodie attuali, ed è Secondo me Nino bellissimo. D'Angelo non appena sentirà questa cosa e Disse il vedrà questa maestro, canzone, gli chiederà di aprire tutti i suoi io concerti l'ho da visto in lì, concerto soprattutto qualche anno quelli fa nel all'Acquameno, napoletano. è stato Ah, veramente ecco. un'emozione enorme e mi sono ricreduto di tutte le volte che allora dicevo Signori, asterischi. signori, non ci sono più parole. Godiamoci e Perciò l'ho sentiamo questa fatto proprio emozione col che ci cuore. vibra con il nostro Mino Poi sai che perché l'ho canta fatto? Nino Perché non l'ha D'Angelo. voluto fare lui, perché Sentiamo l'aveva detto a lui di Nino cantarla. D'Angelo, va. Vai. Che hai, poi non vengo parlerai, quando è
sono mai stato un neomelodico, però voglio far capire al mondo intero musicale che la musica è a 365 o quanti ne sono di gradi, cioè non esiste il genere criticarlo cosa. Essere neomelodici, Nino D'Angelo ha iniziato ed era il primo dei neomelodici, oggi Nino D'Angelo è il re di Napoli, grande... Tanto è vero che si è preso maestro. 5 gradi in più dai 360 sotto 365. Ma non lo so perché non è uscito 360. Sì, 365 giorni e quest'anno sotto 366 perché vedi, si stile, quindi, per dire, quello non giusto per dare i numeri. Però guarda, se io lo devo pubblicare adesso su Facebook, lo devo mettere una bacheca del maestro, perché io lo devo dire e glielo dico ancora, o voglio troppo bene, perché ecco, è grande. Io lo voglio grande, bene assai e tu non pensi a me. Allora, ancora qualche minuto con la nostra Imma, giusto per dire, certo. Allora a questo punto, musicalmente parlando, cosa facciamo? Per adesso diciamo che mi sto prendendo una pausa perché riposo. Facciamo riposare la voce. Abbastanza lunghi e poi vabbè continuerò a fare concorsi, continuerò sicuramente a studiare, ho bisogno di fare molta esperienza. Che tu stai studiando con? Mariana Polano. Con Mariana Polano. D'altronde sono diversi da quello che ho sentito gli allievi di Mariana Polano che si sono cimentati quest'anno a Voice Tour, lo sbaglio, vero? Sì, sì. Da me ricevi un no comment, vai avanti. No, vabbè, no, io... cioè, io molto... sono fedele alla mia linea, no, straight on, let's go, party. Vero, ma Imma, ho ragione? Ecco, da lei posso ricevere una risposta... Te una porzione, come direbbe lei da Roma, dei tuoi mai, eh? No, no. Sempre perché... devi sfruculiare, devi mettere il dito nella piaga. È una cosa così normale, chi ce l'ha, chi non io ce l'ha, non ti chi va da una parte, chi va dall'altra, è normalissimo avere chi ti cura, chi ti sorregge, chi ti solo che a volte conduce. Come prescrive il dottore le cure vanno prescritte come si deve, le penicilline e non gli antibiotici. Mo stai esagerando. E perciò andiamo avanti. Mo stai esagerando. È vero? Sai quanto sono ironico, no? Allora, Imma, la telecamera è quella lì di fronte, un saluto finale per chi vuoi. D'altronde così poi dopo andiamo in pubblicità e ospitiamo il suo ricordiamo posto. Che comunque Imma non ha finito la sua stagione ancora, perché lei in lizza è in corsa anche per l'Oscar, sta attento. Pure l'Oscar? Eh no. Ah. Lei era nominata come migliore attrice per, ah, vero, per il teatro. Quindi, chissà che per Imma non ci saranno altri premi o altre gratificazioni o altre sorprese. Comunque mettiamo un punto finale. Per Voice Tour 2015-2016. Terza classificata, Imma Iaccarino. Ecco, allora, un saluto, comunque, come diceva Nino l'altra sera, 10 secondi di gloria anche per voi. Ringraziate, salutate, fate quello che volete. Allora, volevo salutare tutto il mio fan club, lo posso dire, che mi ha seguito dalla prima tappa, sono stati sempre presenti e la mia famiglia che mi sta guardando e tutti i miei amici. E pure a Mariana Polano. Saluto la mia Mariana Polano, la mia insegnante di canto. Visto che se l'ha dimenticato. Ok, bene, allora noi ci fermiamo per la pubblicità, salutiamo Imma, tra poco Daniele Cigliano al suo posto, a tra poco. L'eccellente, il vero coniglio ischitano. Per le razze selezionate, per l'ambiente dove viene allevato, per il cibo con cui viene alimentato, per il rispetto della tradizione. Per questo, l'eccellente è il vero coniglio ischitano. Lo trovi solo presso i punti vendita selezionati. Sul continente, distributore ufficiale Marpol. L'eccellente, perché accontentarsi di meno? Prisma Forniture, attrezzature ed arredamenti. Da oltre 20 anni leader nel settore turistico alberghiero. Realizziamo arredamenti su misura per bar, pasticcerie, gelaterie, supermercati. Attrezziamo cucine per alberghi, ristoranti, comunità ed impianti di lavanderia. Disponiamo delle migliori marche nel settore. Miele Professional ed Angelo Po Grandi Cucine. Con personale specializzato, vi seguiamo dalla progettazione al collaudo e vi garantiamo un'assistenza seria nel post vendita. Vasta gamma di macchine professionali per ogni esigenza. La tua
sua azienda ha bisogno di competenza e professionalità. Prisma Forniture, un partner affidabile al tuo fianco. Medmar, chi è residente ha i suoi privilegi. Viaggia con le nostre navi per Pozzuoli e Napoli a tariffe esclusive. Con Medmar, andata e ritorno 40 euro con l'auto e 20 euro con la moto. Tariffa non valida per biglietti di tratta singola. Prenota anche online su www.medmarnavi.it o telefona allo 081 333 44 11. Se sei residente, scegli i privilegi di Medmar. Ascomcom Commercio Isola d'Ischia, una realtà al servizio delle aziende. Associarsi conviene. Ecco alcuni servizi offerti ai nostri associati. Corsi di formazione professionale per titolari, amministratori, legali rappresentanti e dipendenti. Agevolazioni bancarie ed assicurative con i principali istituti nazionali ed internazionali. Sconti presso aziende e negozi convenzionati. Sconti particolari su veicoli commerciali aziendali. Riduzione tassa SIAE fino al 30%. Ascom Confcommercio Isola d'Ischia. Uniti per crescere. Salvato Elettrodomestici, partner gruppo Trilox The Family Store. Tanti prodotti, sempre all'avanguardia, sempre a prezzi super scontati. Ampia scelta per televisori e smart TV. Le ultime novità per smartphone e tablet, computer, stampanti e periferiche per uffici e per lo studio. Grandi elettrodomestici di ogni marca e misura. Piccoli elettrodomestici e tanti accessori. Macchine fotografiche. Da Salvato trovi tutti i prodotti che cerchi, al prezzo più conveniente e con rate personalizzate. Siamo ad Ischia, in via Traversa Giambattista Vico numero 12. Salvato Elettrodomestici. Altro che saldi, prezzi senza paragoni. Se cerchi le soluzioni per realizzare i tuoi sogni, scegli un asso. Scegli Associazione Contro Soffittature. Rendi i tuoi ambienti più accoglienti, più belli, più vivibili. Le tue idee diventano realtà con archi e volte in erbo metal a cura di Edil Barbato Raucci. E con Poliedrico Ischia il tuo spazio prende forma. Il polistirolo è l'ideale per l'edilizia, cappotti termici e cornicioni, allestimento negozi e reparti termali. Ogni prodotto è realizzato ad Ischia su misura per te. Al fianco di architetti, geometri, decoratori, imprese edili, Poliedrico Ischia. E per restauri ricostruttivi e conservativi, scegli Matera Stucchi. Soluzioni in cartongesso ad alta prestazione, acustica, idrorepellente ed antincendio. Operai qualificati realizzeranno i tuoi sogni. Associazione Contro Soffittature. Edil Barbato Raucci, Poliedrico Ischia e Matera Stucchi. Il tuo asso nella manica. All'orizzonte c'è una nuova luce per la tua azienda. Tele Ischia, divisione pubblicità, per mettere la tua azienda sotto la giusta luce. Seconda parte del nostro processo a Voices Tour. Ormai sono chiusi, il sipario è chiuso, i giochi sono fatti, noi intanto continuiamo a parlare. Stasera parliamo non soltanto della finale, ma anche della semifinale che abbiamo visto appena in televisione sabato scorso. Allora, Daniele Cigliano che prende il posto di Imma. Buonasera Daniele, come va? Buonasera Medele. Tu nella semifinale sei stato il... La semifinale sono stato il secondo. No. Ah, quinto. Il quinto. Ah, è giusto, in finale secondo. In finale sei stato secondo, quindi hai voglio preso dire. La zetta, no, perché? Perché tra l'altro. Ma mica una, ne ho prese più di una. Si corre il rischio di confondersi, perché a furia di entrare nella testa di Mino Ferrandino con tutte le alchimie che si inventa di momento in momento, allora il fatto di doversi ricordare che c'è stata una semifinale che è stata fatta, non c'è stata la proclamazione, poi c'è stata una finale che è incominciata con la proclamazione della semifinale, poi due volte, due tappe diverse della stessa finale, la prima e la seconda mancia, insomma. Veramente, ecco, anche i più sobri, anche i più sobri impazziscono appresso a Mino Ferrandino, quindi ma frenatelo. Ma quando no, Daniele, come va? L'altra volta ti ha smentito pure Paolo Roia, perché ha detto che non sono logorroico. Ah, ecco, a proposito, voglio salutare Paolo Roia, che sicuro ci sta guardando. Ciao Paolo. Senti, non prendere allora, troppo dall'euforismo. E... Daniele, allora, com'è andato questo tour? No, è andato abbastanza commento... bene, è andata... Più delle aspettative. Il tuo secondo tour. Il mio secondo tour. E ultimo. Il mio secondo ha detto, ultimo. Non ne vuole fare più. No, non c'è due senza tre, Daniele. No, vabbè, io sono un tipo che magari mo dice così, poi come dopo... Poi però sinceramente per quello che ho notato quest'anno, cioè quest'anno c'è stato
un margine di miglioramento da parte dell'organizzazione e tutto. Però invece non c'è stato, per le troppe polemiche che si sono create, per non casini c'è stato vari l'amore. Si potevano evitare benissimamente, però su questo tipo si... Cioè, si l'anno prossimo, se ci saranno regole nuove che blocchino queste polemiche, il nascere di queste polemiche, forse, ma forse... Dobbiamo chiudere il processo, allora. Non dobbiamo fare la puntata del No, dobbiamo fare più processi, quello là sta il bello. Sarebbe bello farle ma anche in teatro. Ti rendi conto che tu, con il processo, poi diciamolo però, vedi, è sempre parte da una mia idea, perché io voglio coinvolgere anche tante persone. Quest'anno è stato diverso dall'anno scorso, lui l'ha detto appena adesso, praticamente il fatto di fare tutto da solo mi ha dato più garanzia, più consapevolezza, perché... decidevo sulla mia pelle, cioè anche gli errori me ne prendo la responsabilità. L'anno scorso avevo delle persone, dei personaggi che mi hanno molto infastidito e contrastato, perché... E ti hanno anche condizionato. Sì, ma perché guardavano al lato venale della cosa. Cioè io non guardo a quello, guardo alla riuscita del progetto, ma più che altro per loro, per tutti loro. Beh. Perché alla fine, diciamocelo quant'è, noi alla loro età ci siamo divertiti. Sì. Se vogliamo il successo l'abbiamo avuto, vedi, oggi tu lavori in televisione, io faccio gli spettacoli, quindi la nostra fetta di popolarità l'abbiamo avuta, quindi a me non interessa diventare famoso, non mi può proprio fregare di meno, detta la romana, però mi interessa che loro prendano il volo e vadano oltre, perché certo Voice is Tour è un dato di fatto, però il dopo vi è il bello. Se più lui adesso è come me, dice non voglio fare più niente, deve essere più severo. Poi ci ripensa e lo rifà. Troppo buono, è troppo buono. Essere sì. Troppo buoni non... Senti, sarà la prossima canzone che canterò. Signor neomelodico, insomma, te lo togli di dosso questo... Carissimo Amedeo, ecco. Questo appellativo del neomelodico del tour, come è nata? E poi quest'anno non c'è stata neanche una canzone neomelodica. Io però, la volevo insomma, portare, però poi c'è dopo... stato un filo conduttore, però doveva cantare Vai e non l'ha voluta cantare. L'amore visto in tutti i suoi nelle sue peggiori accezioni. Ecco, viene il tuo, vedi, quando finisce l'amore, ecco, sei andato girando tutto intorno all'amore. Amedeo sta diventando come Signorini, te, eh? Sì, però non ti dico sui suoi come ti piace il gossip. A Amedeo ci piace fare gossip. Mamma mia. Però voglio dire, allora, vabbè okay. È giornalista lui. Andiamo alla semifinale. Fa il suo lavoro. Allora, con che cosa ti sei presentato in semifinale? Cronaca rosa, dai. La vita mia di Mario Rosini. La zeppa. Hai visto? Sei la vita mia. Ecco. Allora ce l'ascoltiamo questa canzone. Ci così, tocca. Così smorziamo un po' di cose. Sentiamoci di Daniele Cigliani. Aspettare di vedere il mare che ci divide ancora per un po', e nell'aria c'è qualcosa che non so dire mai cos'è, non ci sono le parole per spiegare questo amore mio per te, che mi guardi così con quell'aria un po' curiosa, mentre io mi avvicino a te ed un brivido dal cuore mi attraversa l'anima, non ci sono le parole per spiegare questo amore mio. Sei la vita mia, sei la vita mia, sono un libro senza le parole. Quando manchi tu, sono il frutto senza l'albero, una barca senza pescatore, non ci sono le parole per spiegare questo amore mio per te. Dolore che frantuma il cuore.
in fondo sai, amore, lascio l'anima con te. Non ci sono le parole per spiegare questo amore mio. Sei la vita mia, sei la vita mia. Sarei terra arida e sabbiosa se non ci fossi tu. Sarei polvere nel vento che si trascina senza volontà. Non ci sono le parole per spiegare questo amore mio. Senza l'albero, una barca senza pescatore, queste sono le parole per spiegare questo amore mio per te. Queste sono le parole per spiegare questo amore mio. Che canzone, capello, eh? Capello proprio, quello è stato il capello che ha catturato l'attenzione di tutte le fans. Posso di Daniele Cipriano? No. Cioè, ha avuto quanti nomi ha avuto? Il riporto, il carciofo, la carciofola. Maurizio, che ti ha detto Maurizio? Eh? A proposito, abbiamo fatto pure a Maurizio che sta fra le sue mozzarelle, è tornato. Maurizio, ti vediamo bene, assai. Che ti ha detto Maurizio? Rispetto al riporto, una carciofola. Vabbè. Oh, però pure aia, ti distruggiamo i monitor. Peccato, ecco, vabbè, piuttosto adesso dice le cose cattive, allora si rende conto, così glieli facciamo. Senti, anche per te, allora, un giudizio che stavamo abbozzando anche prima su questo tour, come è andato? Già detto, però diciamo anche ufficialmente, a me che lui è arrivato secondo. Lui è arrivato secondo, quindi come abbiamo detto prima, terza, eccellenza, secondo. Secondo classificato, anche l'anno scorso mi pare era secondo. No? Diventerà il Toto Cutugno di Ischia. Anche l'anno prossimo, se partecipi, non so se dobbiamo sfatare cambiamo. L'anno prossimo canterò 12 canzoni in inglese, lo manderò una in italiano. Anzi, a me posso fare 80. Un saluto anche l'anno prossimo gli cambiamo look a Daniele, lo mando anche lui da Raffo, da come me lo faccio diventare giallo, oro, biondo, platino, celeste. Lo cambiamo anche devo a lui. Essere sincero, quando l'ho Anzi, visto ciao, l'altra Raffa, sera, grazie di cuore per tutto quello che hai fatto. Era presente in l'ho fatto salire sul palco e l'ho premiato perché è stato troppo bravo. E lo vedremo. Allora, quando ho visto Daniele cantare e l'ho visto tutto bello impomatato, è andato anche lui da Raffa. Infatti mi sorprende il fatto che invece non è stato così, insomma. No. E ora che anche tu ti vai a fare una passeggiata da lui, così un po' per volta, quando sarà il momento, ritorneremo da Raff sicuramente. No, perché anche Amedeo è solito cambiare look ogni tanto. Sì, sì, ogni tanto, ma non troppo. Il prossimo anno faremo uno scambio di capelli. Un scambio di capelli tu e Mino. Al prossimo anno io canto e lui presenta, dai, mettiamola Senti, così. Senti, ma veramente perché sto fatto del neomelodico? Poi non me lo sono spiegato mica tanto, sai. Bella domanda. Perché ti piace il genere? Perché... No, perché io sono nato, purtroppo sono nato con le canzoni neomelodiche. Non lo rinnegare, non dire purtroppo. Perché, anche no, dico musica. Purtroppo perché adesso cioè, mi trovo in difficoltà proprio per questo. Per uscire da questo personaggio, sì. Insomma, fai fatica a venirne fuori. Però insomma, con le proposte che hai dato quest'anno nelle tappe di Voices Tour, insomma, non è andata proprio. Sto cercando di migliorare piano piano. Posso anche spezzare una lancia in suo favore ancora, ogni scopone è bella mamma sola. Abbiamo detto che il pupillo lo posso difendere anche sotto un altro profilo, ma poi dico la verità, chi lo conosce, chi mi conosce sa bene, e lo dico veramente con orgoglio, Daniele è per la sua giovane età, è un ragazzo veramente, questo va onore alla sua mamma, al suo papà, è un ragazzo prima di tutto educato, non che gli altri non lo siano, per carità, adesso non creiamo altri problemi. Stiamo parlando di Daniele. Però Daniele io posso dire che ha un'educazione che veramente va oltre, e
veramente bravo e buono di cuore, perché chiunque gli chieda qualcosa lo è sempre a disposizione, quindi anche per questo forse a volte il neomelodico sta anche nel fatto che lui è un buono di cuore, è un ragazzo veramente a posto. E poi io che lo seguo da anni posso dire che di tutti i ragazzi che ho conosciuto a Ischia è quello che a oggi forse che mi ha dato più soddisfazioni. Non dimentichiamo che lui ha portato forse tutti questi concorsi che è andato a fare all'estero, è stato l'unico che ha portato un premio a casa con la canzone di Michele, bellissima tra l'altro, che io amo perché l'ho vista nascere e crescere, ti ricordi? Apri il cuore. E lui anche col suo modo di cantare così gentile, dove così è accaduto tutto bello, a Salerno ha fatto veramente un ottimo risultato, e per questo dico che Daniele è quello che mi ha dato tante soddisfazioni. No, all'estero ancora non ci siamo andati. Modo di dire all'estero, che noi Ischia siamo Repubblica. Ricordandomi di Valentina, della mamma Olga, che sta perché con le canzoni neomelodiche, allora andare a cantare fuori dall'isola, allora per me è ecco, Valentina che poi la vera neomelodica è stata Valentina in finale, perché Valentina ha omaggiato Napoli con un grande classico e ha avuto anche il coraggio veramente. L'avremo settimana prossima Valentina, vero? Sicuro, quindi settimana prossima, dai, mo lo possiamo dire, ci sarà la vincitrice di Voices Tour, ecco lo dico là così mi prende frontale, la vincitrice del tour che è Valentina Piesco. E poi ci sarà colui che ha vinto il premio della critica che avete assegnato voi dalla TV e del giornale, quindi della stampa, della carta stampata, e Anna La Monaca, e avete deciso di assegnare il premio a Paolo Guerra, quindi Paolino ritornerà anche però Paolo lui. Guerra in semifinale che cosa ha fatto? Ha cantato una canzone bellissima. Ed è stato? Primo in classifica, ha vinto, ha commosso tutti perché ha interpretato in un modo come sa far lui. E devo dire che veramente in queste ultime Paolo ha avuto un percorso, hai visto? Però, ne parliamo dopo. Però all'ultimo ha fatto delle interpretazioni veramente oltre, sopra le righe. Fermiamoci a quella della semifinale. Chapeau, Paolo. Fermiamoci alla semifinale, Paolo Guerra. Ma la canzone? Io non la troverò mai più una come te, ma non posso più chiederti tempo per cambiare, perché sarebbe inutile, sarebbe solo per pietà. Voglio più pretendere le cose che non merito da te. Perderò così anche quest'ultima occasione che mi dai. E sarà tardi quando cercherò di te. Per cambiare, perché sarebbe inutile, sarebbe solo per pietà, ed io non voglio più pretendere le cose che non merito da te. Que me dai e sarà tanto.
Grazie. Ed era Paolo Guerra con la canzone vincitrice della semifinale di questo Voice Paolino Tour. Ha vinto la semifinale. Dai, ciao, un applauso Paolo. Pure a Paolo, vai, vai, facciamolo. Oh, d'altronde, per spezzare una lancia a mio favore, se permettete, io che sono stato quello che è stato accusato di essere chissà che cosa, no? L'altra volta, però quando mi sono espresso ho detto tanto se la giocano in tre sta finale, Valentina Pesco, Daniele Cigliano e Maia Carino. Allora, scusa, un applauso. Permettete? Permettete? Diamo a Cesare quel che dice. Non datemi solo le polemiche, ma datemi anche. Tu lo potevi fare, Paolo pure. Amedeo adesso darà due numeri per la ruota di Napoli, ecco, per le prossime stazioni, quella di stasera. Quella magari di stasera. Perché non sono riuscito a finire la Villa al Mare, mannaggia. Speravo, ma non ce l'ho comunque fatta. Voglio dire una cosa importante, siccome bisogna essere onesti sulla, certo, sulla faccia della terra, dove si fanno i guai là si devono pagare, quindi io qua ho fatto il guaio e qui lo devo pagare. Settimana scorsa ho fatto il guaio e poi è successo quello che è successo su Facebook. Avevo detto che Paolo Guerra si era allontanato dal palcoscenico in fase non di visto Amedeo, in fase di fa sempre guai. Doveva solo proclamazione, fare la TV, aveva solo tornato subito, fatto fisiologico, poi è ritornato, Maria ha fatto anche la foto. Giustificato che Maria ha avuto un piccolo problema, è dovuta andare via Maria Anna. A me non l'ha manco avuto il tempo di dire che io sto impegnato così, però loro lo sapevano. Però noi non lo sapevamo, forse da dire, non era un atto dovuto, però siccome chiedo scusa a Paolo Guerra per tutto quello che ne è venuto poi dietro, ecco, questo lo dovevo per chiudere una parentesi durata una settimana con tutte le cose che abbiamo detto. Questa è un'altra cosa che si deve dire, perché i giurati devono rimanere giurati, ecco, ma vi fai fatto questo, perché anche quest'anno purtroppo si sono create tante polemiche proprio per questo. Però dai Daniele, se non creiamo un po' di polemiche Voice Tour, noi abbiamo fatto tanto per portare i giurati qua a parlare e Paolo mi ha sfrocoliato a farmi parlare da era giurato. Tutto un gioco alla fine. Hanno detto, ma siccome è un concorso che dura, addirittura ti hanno detto che conduceva Paolo Roy la settimana scorsa e io vabbè, perché non era in forma stasera, stai facendo tutto, tu non sto facendo niente perché è in forma stasera. Vabbè, prossima vabbè. Settimana riporto Paolo Roy. È stato il riposo della Pasquetta. Prossima settimana lo metto qua Paolo Roy, ha mangiato più pastiera. Paolino, secondo me c'hai un Paolino piccolino, sappiamo qua. Ma anche perché è un concorso che dura comunque 5 mesi, oh, 4-5 mesi. 5-5. E basta una piccola polemica che... Poi alla fine hai visto erano anche loro molto tesi, molto provati. Non dimentichiamo anche che abbiamo perso i pezzi della strada, voglio dire, insomma, non c'è mancato nulla in questa veramente missione. Stavolta proprio niente. Non c'è mancato niente, no. Cioè, proprio... cioè, solo il morto non c'è scappato, no, non vabbè, male, no. Mancava solo quello. Senti Cigliano, tu dopo questa esperienza veramente cosa farai? Ancora altri concorsi all'estero? Sì, ma lui doveva andare, dove era? In Bulgaria? Doveva andare? The Voice of Bulgary. Ah, ecco. Dai Danieli. No, sicuramente andrò avanti, continuerò a studiare. E continuerò a salutare anche al tuo maestro, alla tua maestra. No. Ah, sicuramente. Vabbè, vabbè, ma questo tu stai rischiando dopo, stasera beccare una marea di polemiche di nuovo su Facebook, che già lo so. Vabbè, stasera sicuramente sta creando dopo il caso del giorno, già lo so. Ma scusate, capperi tuoi, io avvio il discorso, voi me lo condite, è normale che alla fine uno poi ci mette il suo. Scoperto qual è il filone aurifero, Alfonso Signorini, il filone aurifero della giornata, uno quello cavalca la tigre, no? O sbaglio? No, Cigliano. È logico. Che facciamo? Che ci stiamo a fare? Che ci stiamo a fare qua? Forse faremo una ulteriore puntata finale. Voglio tutti i giurati qui. Che dici? Riusciamo ad allestire lo studio? Oh, 14. No, 14. Chiediamo Enrico se ci mette qualche poltronino. Basta Casini. La prima devo mettere vicino a lui la baronessa. Ciao Katia. 14. Lo metto la baronessa vicino e Rosa Farese lì, poi so cavoli tuoi. Ma insomma vogliamo sentire Cigliano se ci dice qualcosa in più della sua prossima immediata carriera d'artista. Cosa farà? Allora, Castro Caro. X-Factor, Voice of Italy, e poi se ci va bene andiamo pure a Sanremo. Parlo io che mi accompagna Mino, mi accompagna. È normale, chi ti deve accompagnare? Ah, bene. Io posso venire a fare sinergia. Produco io. E tutti i soldi che ho guadagnato con Voice Tour, Daniele, vinciamo Sanremo. A proposito, no, ma andremo a casa. Ti sei fatto ricco, l'ho detto per poco, non ho finito la Villa al Mare. Guarda, ci è mancato poco che ci andavamo pure sotto. Ci siamo scampati proprio per il rotto della cuffia, l'ultimo. Andremo a Sanremo andremo al casino di Sanremo. Al casino di Sanremo per recuperare fondi. A giocare, a sperare. No, perché poi tra l'altro ho sentito, tra l'altro, che insomma, tra le cose che si dicono in giro, che
insomma ti fai una bella cosettina di soldi tu con Voices Tour, no? Sarebbe troppo bello. Hai visto la semifinale? Io l'ho chiamata scherzosamente la semifinale fantasma, ma non per quello con cui ci sono rimasto male. Ci sono rimasto molto male perché era una tappa bellissima dove la loro semifinale si preparavano. Tu c'eri, eri no? in giuria. Come no? È bello avere un teatro con 70 persone paganti dentro. Per una semifinale, lo dico. Quanto contiene, è logico che poi ha fallimento anche la serata nei bilanci. In tutto quanto contiene il polifunzionale? 280 posti. Quindi, se riusciamo a riempirlo per le commedie, perché le compagnie si portano parenti, amici, bla 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 e tutto il resto, no? È vero che era un lunedì, però accidenti, i ragazzi si giocavano una semifinale. Abbiamo cantato veramente in pubblico. Poi se vado a dirti, se vuoi essere proprio veramente cattivo, ma non voglio offendere chi non ha portato nessuno, perché io non li ho mai obbligati a loro sano. Però se faccio pubblico con un Daniele Cigliano, una Imma Iaccarino in primis, una Valentina Piesco, e con gli altri arriviamo che stiamo, insomma, dai, il mio imbarazzo è quello. I ragazzi cantano davanti a un teatro vuoto, è brutto per una semifinale, cioè. Poi invece venivamo dalla tappa della donna dove c'è stato tutto sto clamore, perché si mangiava donna, buono, si mangiava al ristorante per un prezzo a zero per la festa della donna, perché io poi ai ristoratori ho chiesto di ospitare il tour, sì, però di mettere i prezzi accessibili, così le persone non avrebbero cacciato tanti soldini. Te devo dire che io sabato sera sono andato 2 ore, ho mangiato un coniglio, un antipasto, non ti dico dove, per carità, ho pagato 40 euro a persona. In 3 abbiamo pagato 120 euro per mangiare un coniglio e un antipasto, cioè mi sembra pure esagerato. Però va bene, è una cosa che scelgo io da fare. Però io ho preteso che i ristoranti davano un menù bellissimo, e l'hai visti, sono stati certo. Tutti buoni, per un prezzo sempre uguale, anche a quello dell'anno scorso, se ben ricordi. Quindi è normale che poi arriviamo alla semifinale in un teatro e mi ritrovo il teatro vuoto, ci sono rimasto male. Però come giuria, ma non perché l'anno prossimo stai facendo palestra e vai a mangiare. No, come giuria per l'anno prossimo era Pasqua, faremo... No, ma mi hanno invitato più che altro, per l'anno se non prossimo, ci sarei andato per l'anno prossimo, però chiederemo il catering se andiamo al polifunzionale, perché la giuria deve mangiare le patatine, c'è il bar lì, ci sono le patatine, sì, popcorn, quando vai a teatro al cinema, lo stuzzichino, perché li ho abituati male, vedi, anche a loro, perché quando si va al ristorante si mangia, si beve, si bivacca, vedi? La giuria deve anche comunque sostenersi, no? Come ha detto Paolo Roia, ci portiamo la Marnella. Perfetto. Detta proprio come diciamo. Grande Roia. Napola. Allora, signori, siamo arrivati alla fine di questa nostra punta. Sì, è fatta ora, è giunta l'ora. Posso dire una cosa a Roia? Proprio a Paolo. Vai. Io e i miei amici stiamo ancora aspettando la tua famosa birra. Ecco, la famosa birra di qui sopra. Della sezione. Il fan club tuo? Fan club mio, è venuto domenica. Ho visto solo Leonardo io, però sono stato si vedrà. Allora, a Blue Ice poi facciamo i conti quando lo vedo. Secondo, non l'ho visto. Assoluto. Posso fare anche un saluto? C'era Blue Ice. Al maestro di musica? Posso? No. Daniele, c'era Blue Ice, poi ci tiro una zeppa. Fammi sentire un attimo il saluto. Tazzoppo, mo. Allora, io voglio salutare e ringraziare la mia famiglia che mi segue sempre, ed è sempre con me, i miei amici. E voglio ringraziare Mino... Per avermi dato di nuovo questa opportunità, e per quello che comunque lui fa per noi ragazzi. Poi voglio fare un saluto alla mia bellissima maestra di canto Mariana Polano, che saluto. Ed è fatta. Perfetto. E adesso possiamo andare. Pace è fatta. Oh, se ne fosse stato uno che avesse detto ti ringrazio per avermi invitato in trasmissione. Una cosa che mi mancherà sarà proprio questa. Grazie serie. A Medeo. Non ti preoccupare, ci verrai da ospite anche in altre occasioni. Allora, grazie di calcio, però. Grazie per averci seguito anche in questa settimana. Vi ricordo che sabato prossimo vedrete la prima parte delle della due finalissima. Si divide la finalissima che noi abbiamo visto. E poi visto martedì prossimo, ripetiamo di nuovo, noi saremo nuovamente qui. Sarà l'ultima o la penultima? Vediamo, decidiamo in corso d'opera. Perché a me piacerebbe chiudere. L'anno scorso, ti ricordi, abbiamo fatto il party finale, decidiamo ma la giuria, tutti quanti. Che decideremo bello. In corso d'opera, perché altrimenti è un attimo comunque, di suspense. Martedì prossimo, Paolo guasta. Guerra e la vincitrice di Voices Tour, Valentina Piesco. Come buonasera lo dico sempre a tutti, io. Allegria, ciao. Ave.